La Matera Arredamenti è mobili di qualità, consulenza ed emozioni, progettazione, realizzazione su misura, assistenza tecnica, alta professionalità nei servizi. Matera Arredamenti è in via Selva San Vito 23, alla Terza. Anche l'amministrazione comunale di Ginosa partecipa, patrocinandolo, al progetto di Intercultura per consentire ai giovani studenti di ampliare la loro formazione e stimolare l'interesse verso culture diverse. L'iniziativa, promossa dal liceo scientifico Vico di La Terza, consiste in un reciproco scambio culturale con giovani studenti ed insegnanti della Serbia, ospitando gli stessi presso delle famiglie per una settimana. Il progetto partirà dal prossimo 30 aprile. Presso l'aula consiliare di Palazzo di Città Ginosa si è svolto un incontro tra gli ospiti e i rappresentanti istituzionali di Ginosa. Il progetto ha come unico interesse quello di preparare i nostri ragazzi ad un mercato del lavoro sempre più internazionale. L'iniziativa non è nuova per il liceo Giambattista Vico di La Terza, già lo scorso anno protagonista di un altro progetto di scambio interculturale con studenti olandesi. Gli studenti laertini furono a loro volta ospitati in Olanda nel mese di aprile. Un progetto da ripetere allora, no? Questo progetto è stato davvero bello e spero di ripeterlo sia con l'Italia che con altri paesi, perché dà importanza ai ragazzi e quindi li aiuta nel diventare adulti. I giorni trascorsi in Italia sono stati i migliori della nostra vita. Quale piatto vi è piaciuto di più della nostra cucina? Abbiamo molto gradito la pizza e il pesce. Invece a te che piatto ti è piaciuto di più? Dell'Italia a me piace tutto, mi piace veramente tutto. La cucina italiana è molto, molto buona. Ti è piaciuto tutto? Tutto buono, pasta. Okay. Pasta. Sì, è un progetto che è stato attivato dal liceo scientifico di La Terza, è un progetto che prevede come intercultura appunto un'associazione che fa questi scambi culturali che possono durare, cioè secondo le possibilità, le iniziative prese dalla scuola possono durare da un anno a una settimana. Ovviamente il liceo di La Terza pare sia partito, anche se ha fatto negli anni passati, scambi culturali più lunghi, quest'anno ha optato per lo scambio di una settimana. Una settimana i ragazzi serbi di una scuola in provincia di Belgrado sono stati ospitati, ecco, sono ospiti di ragazzi del liceo Giambattista Vico, e mentre i ragazzi del Giambattista Vico, per la precisione mi pare 15 alunni, sono stati già ospiti a marzo delle famiglie che ora stanno ospitando a loro volta. Ginosa, possiamo dire, oggi al centro dell'Europa. Abbiamo avuto e continuiamo ad avere l'esperienza dei turisti austriaci, e oggi abbiamo questa esperienza con una scuola serba di un paese vicino Belgrado, con i quali abbiamo veramente ci siamo confrontati su quelle che sono le ricchezze dei nostri territori e dove siamo molto più vicini rispetto a quella che è la distanza in termini di confini geografici, la distanza della lingua, la distanza della cultura. Abbiamo visto e verificato che i nostri giovani sono molto più vicini di quanto noi non possiamo immaginare. Quindi questa è l'Europa che noi vogliamo e dobbiamo costruire, un'Europa in pace, un'Europa dove le nostre nuove generazioni soprattutto possono costruirla in quella tranquillità di cui tutti quanti auspichiamo sempre, in particolar modo con questi ragazzi serbi. Sicuramente negli anni passati hanno avuto la triste esperienza della guerra. Noi oggi possiamo dire che i nostri ragazzi, insieme ai loro ragazzi, sicuramente di tutto parlavano tranne di questa esperienza nefasta e negativa. È così che va costruita la nuova Europa, è così che devono costruire i nostri ragazzi, le nostre nuove generazioni.